Christian, finalmente mi fa proprio molto molto piacere rivederti. Anche per me. Intanto dimmi per te, dimmi di te, come stai? Io sto benissimo, si va avanti, sto facendo tante cose stupende, tutte le persone mi vogliono bene, quindi meglio di così. Ecco, diciamo che è stato abbastanza complicato averti, cioè ti ho rincorso tutta l'estate perché hai avuto un'estate pienissima. Molto piena, però ci abbiamo fatto, siamo qui, finalmente, dopo mesi. Però ci siamo, ci siamo. Senti, l'esperienza di Battiti è stata una bella esperienza. Sì, una bella esperienza. Mi ha fatto crescere tanto. Ballare davanti a così tante persone è un'emozione stupenda. Con la gente che ti supporta. Quindi, bellissimo. Ecco, facciamo un po', riavvolgiamo il nastro, no? Perché effettivamente tu sei uscito dal serale di Amici sulla soglia praticamente della finale, no? Ma l'affetto del pubblico è stato tantissimo. Sì. Ecco, mi racconti questo ritorno a casa, com'è stato? È stato strano, perché quando vivi dentro tu non sai cosa c'è fuori, no? Quindi vedere così tanta gente che ti supporta è stupendo, cioè vedere tutte le persone che comunque scrivono lettere per te, ti raccontano di te e in qualche modo io ho aiutato loro, io sono molto contento. E sono molto felice perché con la mia danza io ho potuto aiutare tante persone. Senti, c'è qualche racconto, qualche persona, qualche incontro che hai fatto in questi mesi che ti è proprio rimasto nel cuore? C'è una ragazza che mi ha raccontato tanto di sé e mi ha detto che io con la sua danza, con la mia danza, scusami, l'ho aiutata a riprendere il suo sogno, mi sa era quello della danza anche per lei, mi sa. L'aveva lasciata per motivi familiari e l'ha ripresa grazie a me, vedendomi, quindi a me questa cosa mi sta a cuore. Mi sta proprio in testa e ci penso spesso. Senti, tu prima di Amici però avevi già fatto molte competizioni, no? Quindi insomma eri un ragazzo che già era abituato alle scene. Ecco, che cosa ti ha dato in più l'esperienza all'interno di Amici? Amici è molto diversa, no? Rispetto alle gare. Amici è una cosa che ho sempre sognato fin da piccolo, un mio sogno realizzato. Mi ha dato tutto, mi ha fatto crescere sia artisticamente che tanto come persona. Ho conosciuto tante persone nuove, ho legato con molti, quindi è indimenticabile, un sogno che da bambino che si è realizzato. Ritorno un po' alla prima puntata, no? Perché tu sei entrato, Raimondo ti dà il banco, però c'è dall'altra parte Veronica Peparini che dice di no. Ecco, ti ha pesato il fatto di entrare nella scuola consapevole che già alcuni prof non erano d'accordo con questa scelta? Mi dispiaceva, però è stato motivo di forza per dare di più. All'inizio l'ho presa così, quindi ho sempre dato il massimo, non mi sono mai tirato indietro, ho sempre fatto tutto quello che mi chiedevano, anche le cose che non riuscivo a fare, però è andata così. Me lo ricordo molto bene e mi ricordo molto bene questa amicizia che poi è nata con Mattia. Sì. Voi veramente avete legato, eravate un po' come due fratelli, no? Sì. All'interno della casetta. Poi c'è stato un momento difficile di Mattia, l'infortunio, Mattia che è costretto a lasciare il programma, e però la cosa bella è che poi voi vi siete rincontrati fuori. Sì. Ecco, voglio sapere un po' così a caldo che effetto ti fa rivedere adesso Mattia di nuovo all'interno del programma e che cosa pensi di lui? Allora, Mattia per me è un fratello, veramente 100%, se non di sangue, ma per me lo è, anche per lui lo è. Lui dentro per me è stato un punto fondamentale. Quando lui ha abbandonato purtroppo sono stato male, però quando ci siamo rincontrati è stato lo stesso effetto che ho visto con la mia famiglia. Cioè una felicità immensa che solo lui e la mia famiglia, cioè faccio così, capito? Proprio fa parte della mia famiglia. Cioè il bene, faccio un esempio, il bene che voglio a mia sorella è uguale a quello che voglio a Mattia, proprio mio fratello. Adesso che lui è lì dentro sono molto contento per lui, se lo merita un sacco. Spero che
ma lo farà, spacca perché lui è forte, forte. Però un po' mi dispiace che non sono lì con lui, perché anche quando ci chiamiamo, un po' vedo che dice: Fra, mi manchi, tante cose in casetta mi ricordano te. Io uguale quando lui è uscito, faccio, lo so, è difficile perché i momenti belli rimangono sempre, però adesso è il tuo momento, sei lì per te stesso. Ma hai mai riflettuto su questa amicizia? Cioè, quali sono state secondo te le motivazioni per cui proprio vi siete legati così fortemente? Perché non è una cosa così semplice, no? Così naturale. Perché secondo me siamo molto simili lui, su certi aspetti. Poi non siamo persone che diamo tanta confidenza a tante persone, ma le scegliamo in modo mai neutro proprio, cioè così. Ma subito io e lui ci siamo incontrati tipo al secondo casting insieme, poi non ci siamo più visti, poi ci siamo incontrati lì ad Amici, ma è stato tipo in 2 o 3 giorni, per me era già come adesso. Proprio così, come se lo conoscessi da una vita. Sì, No, quasi una storia d'amore. No, dico una vabbè. storia d'amore, cioè l'amore è quello che c'è Ah, nell'amicizia, no? Cioè è sì, proprio della una. famiglia uguale. Uguale, veramente. Incredibile. Senti, abbiamo raccontato un po' il momento difficile di Mattia. Ecco, adesso raccontami il tuo momento più difficile. Sicuramente il momento in cui Mattia è uscito, un po' di crisi ce l'hai avuta, ma Sì. Sì. immagino che ci sia stato un momento che forse è stato ancora più difficile per te. Ma sai che no, è proprio quello il momento. Forse in quel mese lì che sono stato è stato difficile. Poi con la maestra che faceva fare classico, tutto mi ha fatto un po' Arrivava con le disperare un po'. sfide. Le sfide di classi, le cose lì che un po' mi hanno un po' destabilizzato, però è stato un motivo di crescita quello. Infatti l'ultima puntata che ho fatto ero molto contento perché so che dopo tanto tempo che non mi sentivo più bene a ballare, l'ultima prima di uscire, io ce l'ho fatta e Hai sono. spaccato, come si suol Grazie. dire. Sì, ho dato tutto me stesso. Infatti, non mi interessava se andavo a casa perché per me la cosa principale è sentirmi bene. Quindi mi sono sentito bene e poi Cree è stato bravissimo. Critica è stato bravo. Quindi è giusto così. Non Senti, rimpiango. in quel momento difficile tuo, chi è che ti è stato più vicino? Cioè, con chi hai legato di più, no? Che in qualche Con modo ti Alex. ha aiutato, con Alex? Alex è stato per me tanto. Quel mese e mezzo lì proprio ci siamo aiutati tanto io e lui. Poi siamo diventati anche compagni di stanza. Siamo sempre stati vicini. Quando io volevo andare a casa, lui mi è sempre stato a fianco. Mi ha fatto riflettere. Quindi voglio tanto bene. E lo ringrazierò sempre perché senza magari anche di lui. Chissà, magari uscivo Magari anche. avresti mollato prima. Sì. Senti, adesso fuori dall'esperienza di amici, con chi proprio hai voglia di incontrarti, di vederti, persone con le quali ti scrivi perché proprio senti la necessità di mantenere vivo questo rapporto? Alex, lo sento sempre quasi. Se non ogni giorno, ogni 2 giorni, to. Quindi ti stai preparando per il concerto? Sempre, io ci sono. Pure io. Roma e Milano ci sono, sicuro. Purtroppo non sono andato a quelli di Catania che dovevo andarci per un imprevisto, poi non sono più andato. Però a Roma e Milano ci sono sicuro, 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 sicuro. Però con lui, bel legame, grande amico. Poi con Luca. Luca ha un bel rapporto, anche lui, un gran amico. Nunzio è stato anche un gran amico pure. Serena. Serena dentro all'inizio era un po'. Sono un po'. Però dopo ci siamo legati abbastanza. Ci Beh, adesso sentiamo. c'è il problema del fuso orario, perché stando a New York Adesso parlarsi diventa un po' difficile. complicato, eh? Però sì. Senti, mi hai raccontato appunto della puntata, della serata finale, no? Quella in cui poi sei uscito. Ecco, se ripensi proprio a quello stato d'animo, eri sereno? Ero ansioso, ma come tutti. Però contento comunque. Ma ti aspettavi che arrivasse il momento? Non lo so. Però ero pronto nel caso dovevo uscire, infatti ero pronto.
cioè sapevo che non arrivavo in finale, cioè sapevo che meritavo, magari più Serena meritavo sicuramente, che io ho fatto un po' casino, però ero contentissimo. Senti, il rapporto con Maria, com'è stato? Maria, lì è una seconda mamma, ci tratta veramente, se sbagliamo è giusto che ci cazzia, perché è giusto, se invece facciamo bene ci dice che siamo stati bravi, c'era un rapporto, se volevamo parlare con lei avevamo la possibilità e non è una cosa scontata, C'è sempre assolutamente, stata. è sempre stata così, quindi è una seconda mamma, assolutamente. Senti, il tuo prof, Raimondo, ho Maestro, visto che ti è venuto anche a prendere alla maestro, stazione. veramente, mi voglio tanto bene. Non so se dire come un papà o come un fratello maggiore perché è giovane, però sono tanto legato a lui. Anche lui mi sento molto spesso. Veramente, Vabbè, un rapporto bravissima bello e persona. si vedeva Sì, fin dal programma, no? Che c'era proprio un bravo. rapporto molto molto stretto. In generale con i suoi alunni, insomma, Sì, lui con i lui con i suoi suoi alunni alunni. Senti, proprio. Veramente li tratta benissimo, che veramente. ricordo hai dei provvedimenti disciplinari? No, perché tu, insomma, sei stato abbastanza Io impelagato, diciamo. i ricordi ho. La prima volta non ero d'accordo, perché sono andato io e Mattia, lì proprio ce l'ho ancora qua. La seconda volta, però sì, era giusto, perché la nostra stanza era un po' conciata a malino. Quindi va bene così, dai. Ma adesso che sei tornato a casa, sei più bravo, sei più ordinato oppure niente? Cioè, continui a fare come hai sempre No, dai, fatto? sono abbastanza ordinato. Però qualche cosa in giro c'è sempre. Senti, quando sei tornato a casa, come sei stato accolto in famiglia? Cosa ti hanno La detto? mia famiglia per me è la mia vita. Io senza di loro penso che non vivrei. Ho passato tutto il tempo possibile alla mia famiglia perché senza, non sono mai stato così tanto tempo senza di loro. Poi i miei cani, per me pure loro sono proprio la mia vita. Cioè, senza di loro non vivo proprio. Quindi quando li ho viste proprio, ciao. Sono stato una settimana in casa con loro perché non volevo uscire, volevo solo stare in casa con loro. Che volevo stare tanto con loro, l'affetto che mi danno loro comunque non Quindi lo ha ti è nessuno. mancato molto anche questo, forse Sì. anche la causa, no, di alcuni momenti di difficoltà tuoi Sicuramente. sono dipesi anche da questo, perché tu sei proprio abituato da sempre a Sì, vivere con la tua io sto famiglia. sempre con la mia famiglia. Non esco mai con i miei amici, ma sto sempre con la mia famiglia. Per me è tutto, quindi. Senti, mi racconti questa tua passione per la danza, come nasce? Perché tu un'altra prof in realtà ce l'hai in casa, no? Sì, mia mamma, da quando ho 3 anni e mezzo, io ho iniziato a danza 3 anni e mezzo, però già da prima ci portava mia sorella nel passeggino doppio, in sala con lei. Noi stavamo lì così, muoveva la Quindi avete testa. respirato Sì, da l'atmosfera della subito. sala prove da Sì. subito. Non è casa quella. Che poi c'è questa storia, no, di tua mamma che avrebbe voluto Sì. tanto partecipare Sì. ad Amici quando ancora si chiamava Saranno Famosi e che poi praticamente ha rinunciato perché ha messo al Sì. mondo voi. Lei aveva fatto il casting nel 2002, quando ero nato io, l'anno che ero nato io, ma anche l'anno prima, quando c'era mia sorella. Quindi 2 volte lei, mi sa. No, sì, sicuro. È la prima volta di mia sorella, e ha dovuto rinunciare, andare a fare, mi sa, il secondo casting. E l'anno dopo, quando era incinta di me, ha rifiutato perché era incinta di me. Cioè, non è potuta andare. Quindi è un sogno che ho preso da mia mamma, Sì, sicuramente. è un sogno che in qualche modo da tua mamma si è Esatto, trasferito su di te. esatto. E tu praticamente dal punto di vista ballettistico sei cresciuto con lei o hai fatto altre esperienze? Sì, io sono sempre stato con lei, ho tanti insegnanti anche per il mondo, uno in particolare in Belgio, che è praticamente un fratello di mia mamma proprio. Quindi proprio, però lei è la mia insegnante al 100%. Qual è il valore più importante che ti ha insegnato nella danza e quello che ti ha insegnato è più nella vita. Nella danza è. Ma anche la minima. Ma quando entri in sala, quello che succede fuori non esiste perché entri in un mondo che ti fa solo bene,
a me in particolare, quando io entro in sala, io quello che è fuori non penso più e mi concentro solo sulla danza. Quindi quella è la cosa più importante che mi ha dato, a livello di personalmente l'umiltà, che penso che sia la cosa più importante, che in un anno tu potresti cambiare totalmente, potresti non essere più umile. Quindi Devi lei riuscire a ogni rimanere con i giorno. piedi per terra, Esattamente. anche quando arriva magari quello che potrebbe essere considerato Esatto. il successo, Esatto. diciamo. Lei ogni giorno mi fa capire che l'umiltà è la cosa principale e poi viene il resto. Senti, ma adesso tu insegni nella scuola di tua mamma? No, insegnavo prima di amici. Adesso quando riesco vado dalla sua mamma. E mi alleno con lei sempre. Comunque, se non mi alleno lì, mi alleno a casa, quindi. Però, no, non insegno. Però Però hai ho insegnato. insegnato E di che cosa poco, dai. cercavi di trasferire ai ragazzi che comunque studiavano con te? I ragazzi, bambini, perché erano piccolini, ci sono piccolini. Comunque, ho cercato di fare diventare la danza un divertimento. Quindi loro venivano lì con la consapevolezza di divertirsi e imparare a quello che loro, mi ricordo che mi dicevano, io vedo i video su YouTube, ti ho visto quella gara lì, io voglio fare quello. E allora da lì, giocando, abbiamo sempre iniziato, abbiamo fatto tanti passi insieme, coreografie, quindi principalmente il divertirsi. Senti, mi togli una curiosità, ma perché Turbo Junior? Da dove viene? È perché mio insegnante è belgio. Si chiama Turbo, di nome d'arte. E lui da piccolo mi disse, per ogni gara che vinci, ti do una lettera del mio nome. Quindi ci ho messo un po' di anni, perché Vabbè, nemmeno tanto, veramente, dai, si chiama Turbo. vabbè, Junior pure. Ah, pure! Perché io Ah, sono allora no, allora piccolo. diventa un po' più complicato. Quanto tempo ci hai messo a conquistare questo nome? Completo un anno e qualcosa. Senti, mi racconti, appunto, tu hai detto fin dai 3 anni mamma mi portava sul passeggino a lezione di danza. Che bambino eri? Ti ricordi proprio le prime immagini di te? Io ero una festa piccolino, Ma dai, strano, non eh. pensavo. No, sì. Ero uno che Non stavi mai quando. fermo. No, no, ma io. Magari vedevo mia sorella che faceva qualcosa, siccome è più grande, imparava prima. Ma anche andare in bicicletta, io volevo farlo insieme a lei. Quindi io, tipo, a 3 anni già andavo in giro senza rotelle la bicicletta. Quindi da lì, poi a passare alla danza. Io subito ho sempre voluto stare con i grandi per imparare prima, perché vedendo mia sorella comunque io volevo sempre stare con mia sorella. Quindi così. Senti, tu hai sempre detto che però, diciamo, nell'ambito della danza non hai mai amato la danza classica. Come mai? C'è proprio un rifiuto? È proprio un genere che non ti piace? No, in realtà non è. No, anzi mi piace il classico, sinceramente. Da piccolino. Sono stato un po' preso in giro questa cosa. Sai, i bambini vedendo danza classica, no? Non so per quale motivo Io me lo davano, ricordo, insomma, ai tempi sessualizzavano una miei, pensavo che persona. fosse migliorata la situazione No, andando è avanti. così. Purtroppo loro lo davano come insulto. Quindi io vivendo insieme a loro, per me era un insulto. Quando poi crescendo non lo è proprio. Però io da lì ho lasciato danza classica. Che ovviamente l'hip hop per loro è hip hop di qua, quindi sai, come i ragazzini. Però poi dopo, mi sa, 13 anni, no, 15 anni avevo, ho conosciuto questa, che per me è una zia, questa persona, si chiama Gisella, per me è una zia che mi ha aiutato tanto in questa situazione, è praticamente la migliore amica di mia mamma. E con lei ho riniziato la danza classica più o meno. Ovviamente facevamo questo camp che durava 3 mesi all'anno, però invernale, che praticamente era 2 weekend al mese per 3 mesi, dove studiavi danza classica e modern. Quindi io ho preso questo attestato che in 3 anni lo prendevi. Grazie a lei mi ha fatto rivivere questa
Questa cosa che io da piccolino per me era una Questa tragedia. passione, incredibile. Cioè, possiamo dire che sia, è stato quasi quasi bullismo quando eri Sì, piccolo. abbastanza, sì. E tu come reagivi? Che carattere avevi di Io da piccolino fronte non reagivo, a queste cose? subivo molto. Comunque, l'importante è che hai recuperato Sì. questo amore anche per la Sì. danza, no? Io pure ogni Perché tanto adesso faccio danza classica, dove mi capita, se magari mi trovo lì, lo faccio. anche perché è comunque importante, È no? Avere importante, sempre una base solida. Senti, raccontami un po' il rapporto che hai con i social, perché tu sei amatissimo, a parte che accendi i social ogni volta che ti muovi e che fai un passo, vedo insomma sì. che sei molto molto seguito. Che rapporto hai con i social e soprattutto ecco, come mantieni il rapporto con le persone che ti seguono? Alle persone che mi seguono faccio vedere sempre me stesso, io non mi sono mai nascosto, che sia nel bene o nel male. Chi mi conosce, chi mi segue lo sa. Però diciamo una cosa, c'è qualcosa di te, no? Che mette un po', come dire, qualcosa che il pubblico si domanda, la sfera sentimentale, no? Perché di te non si sa praticamente nulla, almeno se non mi sono persa qualcosa io. Ecco, vogliamo sfatare un po' questa cosa, cioè si sa qualcosa della tua situazione, sei innamorato, No. sei single, sei... Che momento è della tua vita? No, sono single. Per ora non sto cercando. Se capita, se succede, succede. Sei molto impegnato Per ora con il tuo non. lavoro. Sì, non ci do peso. Però se Quindi, capita. se capita, assolutamente. E allora parliamo un po' di progetti futuri, di sogni, che cosa vorresti fare adesso? Perché insomma, dopo quest'estate così movimentata, immagino. Abbiamo un bel progetto che dovremmo fare a marzo, che non si può dire Non si ancora. può No. dire nulla. Dici abbiamo perché abbiamo? Perché con la mia manager, Agata, ha qualcosa in mente di grande, che non tutti lo fanno, però è una cosa bella, bella, che non sapevo, cioè, non avrei mai pensato. Che non si può dire, però allora non diciamo niente. Diciamo Io niente, ti no spoiler. auguro, che Però tutto già detto il quanto periodo, eh. accada. Quindi dobbiamo aspettare in marzo a questo punto, o sapremo Forse anche un po' qualcosa prima. prima? No, Sì, forse un po' lo prima. dico, sai, perché poi per tutti quelli Sì, che sì, ti sì. seguono è arrivato il momento delle mie carte. Eccole qua. Tu giochi a carte? Insomma, No, scala qualche vabbè. volta. Vabbè, non ti faccio giocare a carte però, sai che Non ci questo è un vediamo la carta. gioco che ci aiuta a raccontare qualcosa più di te. Tu peschi, leggi, Il verde, vai. dai. Appena lo sento, io ballo. Oh, allora, una canzone che appena tu la senti è irresistibile. Item up di Tupac. Ah, vabbè, È oscuro è un po' proprio. il No, lì non tuo. riesco a stare fermo. Ma anche se non posso Non magari solo il ballare, piedino, comunque mi diciamo, muovo però. comunque. No, lì quella canzone penso che subito, pure se sto dormendo, mi sveglio così. Non è Subito. possibile stare fermi, No. vai. Che c'è La tua scritto? celebrity crush. Oh, allora, personaggio della fantasia o anche reale per cui ho avuto una cotta incredibile. Madison Beer. Madison Beer. Sai che non la conosco Non la io. conosci? Bellissimo. È un'attrice? No, è una cantante, mi È sa. una Sì, cantante? sì, sì. Oh, Devo anche attrice. andare Sai che non lo so. a cercare. Vabbè, vedo che insomma, però, diciamo Se che le sue qualità artistiche non ti non la hanno conosco. colpito No, però so che canta, particolarmente. quindi no, penso sia cantante, non sono sicuro, Vabbè, una cantante che forse fa anche l'attrice, ma adesso me la vado a googolare. darsi. Che c'è Meglio scritto? lasciare o farsi lasciare? Oh, a proposito di Oddio. amore, ti sarà capitato forse, no? Sì. Anche in relazioni precedenti. Beh, in realtà nessuna delle due. Non c'è un meglio, secondo me. Dipende cosa c'è, cosa c'è non va. Quindi nessuna delle due, Tu secondo me. dici, ogni scelta è una scelta giusta sulla Sì, base dà anche una conseguenza delle comunque. situazioni, Sì. insomma, non preferiresti, No, che so, no, far soffrire o soffrire piuttosto che non far soffrire no. l'altra Chiaramente se persona. non soffriamo nessuno dei due, meglio.
però se non c'è più Comunque l'amore, è meglio prendere una scelta anche drastica. regalo una cosa bella a una persona. Pensa a una persona a cui vorresti fare un regalo in questo momento, se potessi scegliere. Stiamo sognando e stiamo giocando, quindi quello che vuoi. Anche la luna, capito? La regalo a Mattia, che non lo vedo da un po'. Che cosa regali? La luna? Cosa vorresti regalare a Mattia? Felicità, vi regalo. Ah, quindi andiamo proprio su un regalo che non è tangibile, ma insomma, Esatto. quindi felicità che Sì. potrebbe essere, si potrebbe tradurre anche in un percorso Assolutamente. Bello, bello, significativo, bello. Sì. significativo. Mare o montagna? Mare tutta la vita. Mare tutta la vita. Cioè, tu se potessi scegliere la montagna mai o comunque ti piace? Non mi dispiace, ecco. Non è che mi piace, ma non mi Cioè, se devi dispiace. scegliere però Mare tutta mare, la che tipo vita. di mare? Se potessi scegliere, domani parto e vado a... Vabbè, Poi forse la mia terra, il Salento. certo, il Dai. tempo adesso non è più Però altri posti comunque non meraviglioso, sarebbe male, però... eh. Film o serie TV? Io sono un po' più da film. Sei un po' più da film, Sì. perché le serie sono un po' Sono lunghe e lunghe. non ce la fai. Esatto. Il Quindi preferisco il genere che film. ti piace di più cinematograficamente? Beh, comico. Ah, comico, quindi Comico. commedia. Ah, Checco mi fa morire. È anche le commedie Mamma. all'italiana, quindi Mamma, Checco mi fa anche a morire. me. Primo amore. Proprio anche quello platonico, quello proprio di quando eri molto piccolo, eh? 10 anni. 10 anni, ti ricordi come si chiamava lei? Sara. Sei Che stato pure ha tu fatto quello che ha danza con me, ma fatto? fino adesso, cioè, ci vediamo ancora. Sei Lei comunque era stato tu a poco. fare il primo passo o lei? Lei è più grande di me. Ha 3 anni in più di me. Ah, beh, allora. Vabbè, Oddio, non mi ricordo. Ero piccolino. Non mi ricordo. però salutiamo Sara. Paura. Cos'è che ti fa veramente paura? Ci sono delle fobie che I hai? topi. Ai topi, vedi pure tu, niente. Vedo uno scampo proprio, mi arrampico Io pure mi dappertutto. arrampico, sì. No, Poi oppure ho l'acqua scoperto che anche i alta, alta. topi si arrampicano, ma insomma, No, oppure? l'acqua alta, alta, dove non vedi la sabbia per giù. Però Lì. sei comunque, cioè sai nuotare, Sì, ti so senti nuotare. bene Però un po' mi viene nel l'ansia mare. che non vedo giù. Quindi, ma i topi molto di più. I topi niente, vedi? Impazzisco Questa è una follia, proprio. Sì. è una fobia per molti. Sì. Siamo arrivati alla fine del nostro incontro. Caro Christian, chi vorrai essere fra 10 anni? Se pensi a te, Chi? sì, cioè nel senso come ti vedi Ah, come mi vedo? proiettato fra 10 anni? Cosa vorrei, come vorresti essere? Questa è una bella domanda. Vorrei vivere di questo. Non so come, perché, ma voglio vivere di danza. Fin da piccolo ho sempre detto così. Quindi spero che 10 anni di vivere di questo. Te lo auguro veramente con tutto il Grazie cuore, mille. grazie. Grazie mille a te. A presto. Grazie mille.